Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6, in apertura la politica che ci porta a Chieti, dove ci sono difficoltà per il bilancio del comune con il sindaco Ferrara che si dice pronto a dichiarare il predissesto. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Il comune di Chieti è senza il becco di un quattrino. C'è disperato bisogno di liquidità, ma il sindaco Ferrara si dice ottimista, benché non si aspettasse di trovare una tale situazione finanziaria. Chieti è indebitata per 47 milioni di euro. A questi si aggiungono circa 9 milioni per i contenziosi attivati, arrivando così a 56 milioni di disavanzo. Vi è poi la questione di Teate Servizi, la società di riscossione delle tasse, partecipata al 100% dal comune, riguardo cui la Corte dei Conti ha denunciato gravi irregolarità. Per quanto riguarda Teate Servizi, il problema strutturale è quello della incapacità totale, cioè della incapacità di riscossione globale dei tributi. In pochi mesi si sono avvicendati tre amministratori unici alla guida di Teate Servizi, ma quest'ultimo, sicura il primo cittadino, dovrebbe rimanere al suo posto. Per far fronte alla crisi finanziaria, Ferrara ha dichiarato che non alzerà le tasse, che sono già al massimo, ma chiederà un rifinanziamento alla Corte dei Conti. Chiederemo alla Corte dei Conti la possibilità di fare un programma di recupero pluriennale, quindi di un predissesto. Suppongo che abbiamo le carte perché la Corte dei Conti ci accordi questa possibilità. Ma ogni finanziamento ha un costo da pagare. Gli interessi passivi sulle anticipazioni del tesoriere nel quadriennio 2015-2018 hanno già superato il milione di euro. La voragine nei conti è l'eredità del centrodestra, tuona il segretario regionale del PD Michele Fina. Ma Ferrara è di altro avviso e non entra in polemica, ma anzi riconosce che quel prestito da 14 milioni e mezzo e il conseguente debito contratto da Di Primio con Cassa Depositi e Prestiti a due giorni dallo scadere del suo mandato era dopotutto necessario, considerando la mancanza di liquidità. Sicuramente se il mio predecessore l'ha fatto era perché serviva liquidità, è indubbio che è un altro macigno, però diciamo evidentemente se l'ha fatto in quel momento serviva. Ora voltiamo pagina, ci spostiamo a Teramo con lo slogan "Insieme vinciamo". Il comune ha dato avvio allo screening di massa volontario e gratuito per il Covid-19, individuati 22 siti dove i cittadini potranno recarsi per effettuare i tamponi. Si inizia giovedì prossimo e si andrà avanti fino a domenica dalle 8 alle 18. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Insieme vinciamo. Con questo slogan il Comune di Teramo dà l'avvio allo screening di massa sul proprio territorio. Le date prescelte sono quelle che vanno da giovedì 17 dicembre a domenica 20 dicembre. Intanto sono 22 i siti prescelti dall'amministrazione comunale dove effettuare i tamponi di massa. Palazzetti e palestre scolastiche sono pronte ad accogliere i teramani che vorranno sottoporsi volontariamente e gratuitamente ai tamponi. L'obiettivo dell'iniziativa è ovviamente quella di individuare il maggior numero di positivi asintomatici sull'intera provincia teramana e contenere il contagio. I siti individuati per Teramo sono i palazzetti dello sport di Scapriano e di San Nicolò, il Palacquaviva Giorgio Binchi, la Tenso Struttura di Villa Pavone, poi le palestre delle scuole Geometri alla Cona, dell'Iti in via San Marino, della scuola Noè Lucidi, Molinari, dell'alberghiero di Poppa, dell'agrario Rozzi a Piano d'Accio, dell'istituto Milli in via Fedele Romani, della scuola Zippilli, della scuola media Giovanni XXIII a San Nicolò. A disposizione dei teramani ci sono anche la facoltà di veterinaria a Piano d'Accio, l'università di Teramo al campus di Colle Parco, così come il Parco della Scienza, l'ipogeo di Piazza Garibaldi, la caserma dei vigili del fuoco di via Diaz, la clinica mobile dei vigili urbani in piazzale San Francesco, la sala espositiva di via Nicola Palma, l'antistadio a Villa Vomano e la motorizzazione di Villa Tordigna. Intanto questa mattina a Teramo sono tornati a scuola gli studenti della seconda e terza media, complessivamente 1050 ragazzi che hanno ripreso le lezioni in presenza.
La Regione ha stanziato 1 milione di euro a favore dei piccoli comuni montani. Nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando tramite cui gli enti locali potranno presentare i propri progetti. 1 milione di euro per i comuni delle aree interne e quanto annunciato dall'assessore Pietro Quaresimale per ridurre il gap tra la costa e la montagna. I comuni interni infatti soffrono innanzitutto lo spopolamento, i giovani tendono a lasciare i piccoli paesi alla ricerca altrove di maggiori possibilità economiche e sociali e i problemi dei piccoli centri si sono acuiti nel corso della pandemia. È un fondo regionale per la montagna di 1 milione di euro che è voluto fortemente insieme alla giunta regionale per cercare di attenuare il divario con i grossi centri. Destinatari di questi fondi sono i comuni montani, le comunità montane, l'unione dei comuni, praticamente finanzieranno una serie di iniziative che vanno appunto dall'attività commerciale e artigianale in questi centri dell'entroterra e della montagna, ma anche dei benefici a chi vuole acquistare casa in questi comuni montani, per coloro che faranno iniziative per abbattere le barriere architettoniche. Sappiamo benissimo che tanti enti pubblici non hanno la possibilità di far accedere disabili, noi vogliamo sicuramente agevolare questa cosa, ma anche un servizio di informazione e formazione per il post-Covid. Nei prossimi giorni sarà pubblicato un avviso con tutti i dettagli tramite cui i comuni potranno accedere al bando regionale presentando il proprio progetto. Potranno ricevere il finanziamento i comuni con un tetto massimo di 10.000 abitanti, a meno che alcuni comuni non scelgano di accedere al bando unitariamente presentando un progetto condiviso. I tempi burocratici di erogazione dei fondi però non sono ancora certi. Sulla tempistica è sempre difficile perché se uno presenta una domanda, dopodiché è necessaria un'integrazione documentale, purtroppo non sempre dipende dalla commissione o dalla regione, purtroppo sono dei fondi che vanno comunque sempre rendicontati perché parliamo di soldi pubblici e quindi comunque vanno valutati attentamente i progetti e quindi sulla tempistica precisa non le posso dire chiaramente un termine certo. Andiamo all'Aquila, è già online e consultabile da chiunque il portale L'Aquila Open Data, l'evoluzione di quello già in rete, denominato Ricostruzione Open Data, amplia i servizi a disposizione di cittadini e amministrazioni pubbliche. Vediamo il servizio. Un simulatore di terremoti, mappe di irradianza solare, accumulazione delle acque meteoriche, mappe interattive del territorio ad alta risoluzione, oltre ad approfondimenti su diversi ambiti come lo sviluppo economico del cratere sismico. E il portale Open Data L'Aquila, che rappresenta un'evoluzione di Open Data Ricostruzione, progetto lanciato dal Gran Sasso Science Institute nel dicembre 2016 e relativo ai dati della ricostruzione post-sisma 2009. Open Data L'Aquila è realizzato dal Gran Sasso Science Institute in collaborazione con l'Università degli Studi dell'Aquila, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il Comune dell'Aquila, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, la Fondazione Open Polis ed ActionAid. La conoscenza e la condivisione delle informazioni faciliteranno le amministrazioni di cittadini nel perfezionare le politiche pubbliche e i comportamenti in fatto di prevenzione e mitigazione del rischio per una maggiore sostenibilità energetica, per il miglioramento dei servizi pubblici e la crescita dell'economia territoriale. Questo è un protocollo importante perché le tematiche al centro sono prima di tutto la trasparenza e quindi la possibilità di dare ai cittadini la possibilità di accedere a questi dati che sono dati importantissimi e in secondo luogo la sinergia. Oggi la possibilità di arricchire il portale è riservata ad enti e amministrazioni, ma in futuro la piattaforma sarà aperta anche ai singoli cittadini. Ed ora andiamo a Chieti, torniamo a Chieti, dove Palazzo De Maio si è illuminato per il Natale, dando così un segno di vicinanza al commercio cittadino sofferente chiaramente a causa della pandemia. Stefano Recanati. Accese sabato pomeriggio le luci di Natale su Palazzo De Maio. La struttura in corso dei Marrucini a Chieti, acquisita dalla Fondazione Banco di Napoli, si è illuminata a festa. Per l'occasione l'Accademia Music e Art International Giuliano Mazzoccante ha dato vita ad un piccolo flash mob intonando alcuni brani natalizi. Con questa iniziativa la Fondazione ha voluto lanciare un messaggio alla cittadinanza per favorire il rilancio delle attività commerciali in grave crisi a causa della pandemia da Covid-19. Avete sentito che
C'è stato un prologo all'accensione delle luci, che è stato un forte bussare alle finestre per significare proprio questa voglia di riapertura, di uscita, di rottura di questo momento piuttosto grigio. E poi l'illuminazione del palazzo, che deve essere un segnale di luce e quindi di ripresa. E questo è un po' il segnale che la Fondazione ha voluto dare alla città di Chieti nella sua presenza qui sul territorio, sul posto e, diciamolo, su un corso che ha una bellezza particolare e che merita un decoro di questo genere. Inoltre non si è mai fermata la campagna Una goccia nell'oceano, volta ad aiutare le persone bisognose con la distribuzione di pacchi alimentari, resa possibile grazie alla preziosa collaborazione di realtà laiche e religiosi del territorio abruzzese. Un sostegno alle famiglie più bisognose, stiamo continuando a farlo in questo periodo natalizio perché non vogliamo far mancare la nostra presenza proprio per quelle persone che sono un pochettino ai margini e che si trovano oggi in grandissima difficoltà. Il palazzo ha avuto già delle iniziative, ne avrà delle altre molto importanti, speriamo di portare qui a Chieti cose internazionali. Abbiamo aperto una scuola di musica per i ragazzi attraverso il supporto del maestro Mazzoccante, è aperta tutti i giorni, stanno facendo un lavoro molto molto importante, ma faremo anche altre cose noi da parte nostra. E siamo arrivati all'ampia pagina dello sport, partiamo dalla Serie B senza pause perché già domani sera il Pescara torna in campo nella trasferta di Pisa dopo la sconfitta interna sabato scorso contro il Vicenza. Risultato ingiusto per Luca Crecco, che spiega come con l'arrivo di Breda per lui siano accresciute le opportunità di giocare rispetto alla gestione Oddo. Sentiamo. Sì, diciamo che è una partita lottata fino alla fine, ci dispiace perché siamo andati subito in vantaggio e non pensavamo di perderla comunque. Sicuramente siamo stati disattenti su tutti e tre i gol, purtroppo quando sei disattento ti fanno gol. Peccato perché non abbiamo mai mollato, abbiamo fatto di tutto per riprenderla fino all'ultimo minuto. Secondo me siamo partiti forti i primi 5 minuti, poi un po' ci siamo allentati, c'erano troppi spazi tra centrocampo, tra difesa e attacco e un po' ci siamo abbassati di intensità. Poi però al secondo tempo secondo me siamo stati sempre nella metà campo loro e abbiamo fatto comunque la partita. Secondo me è una sconfitta meritata perché secondo me il pareggio è il risultato giusto. Fisicamente stiamo bene, sicuramente non è facile giocare ogni 4 giorni, però fisicamente stiamo bene, dobbiamo recuperare adesso le forze per fare una gran partita a Pisa perché dobbiamo riprenderci quello che abbiamo perso oggi perché, come ho detto prima, è meritato secondo me. La squadra ha uno spirito diverso, la squadra va in campo e lotta fino all'ultimo secondo, e cosa che non avveniva prima. Lo spirito è sicuramente cambiato, corriamo tutti quanti, abbiamo la voglia di vincere tutte le partite, comunque andiamo in campo per dare il massimo tutti quanti. Mi sono ritrovato che, come hai detto te, neanche venivo fra i convocati e sicuramente non è facile. Scelta tecnica del mister Oddo, che non mi vedeva nel suo metodo di gioco. Sicuramente non l'ho visto da bene, però non ho mai mollato, mi sono sempre allenato al massimo perché comunque il calcio è così, è comunque una ruota e di sempre, secondo me devi sempre far trovare pronto perché l'occasione è sempre dietro l'angolo. Così mi è stato detto, mi è stato detto che dopo il ritiro, perché ho visto che non venivo impiegato, sono andato a chiedere spiegazioni, mi ha detto che per scelta tecnica non ero nei piani tecnici, non ero un giocatore che il mister voleva, diciamo. Io non ho mai mollato, mi sono sempre allenato a 2000 perché comunque siamo professionisti e quando un mister comunque ha delle idee, io personalmente cerco sempre di fargliele cambiare. Anche comunque non era facile perché mi allenavo proprio a parte, quindi non era facile. Poi quando è servita un po' di caratteristiche diverse in mezzo al campo, sono stato chiamato in causa.
Adesso la Serie C, terzo pareggio consecutivo per il Teramo che a Torre del Greco impatta 1-1 con la Turris al gol nel primo tempo di Santoro. Risponde Giannone per i campani nella ripresa. Diavolo che così sale a 26 punti in classifica e domenica attende in casa al Bonolis il fanalino di coda Cavese. Il servizio della partita di Ania Cantagalli e poi le dichiarazioni del tecnico Pace a fine gara. Il Teramo rimanda ancora l'appuntamento con la vittoria ed incappa a Torre del Greco nel terzo pareggio consecutivo. A Liguori finisce 1-1 con la formazione di Paci che passa in vantaggio con una perla di Santoro, ma si fa poi recuperare nella ripresa. Bonino vince il ballottaggio in avanti con Pinzauti e Gerbi, mentre Trasciani prende il posto sul lato di destra del più giovane Celentano. Per il resto va in campo la formazione attesa, che parte anche con il giusto atteggiamento a differenza delle ultime trasferte. Costa Ferreira infatti impegna subito a Bagnale in calcio d'angolo. Bombaggi prova a fare lo stesso al settimo da calcio di punizione, disegnata però di poco alto sulla traversa. La Turris si affida ai lanci lunghi in profondità e dal dodicesimo Fabiano serve Pandolfi sulla corsa, che però da posizione defilata sparacchia lontano dalla porta. Il Teramo capitalizza al diciannovesimo. Ilari fa partire l'azione portata avanti da Bonino. Bombaggi arriva in ritardo sul secondo palo sul cross dell'attaccante, ma lascia Santoro che scarta un avversario e con un destro a giro piazza il vantaggio del Diavolo sul palo più lontano. Questo è il secondo centro stagionale per il centrocampista siciliano. La gara attraversa poi una fase interlocutoria da emozioni ed occasioni scarse. Se il Teramo aveva iniziato bene la gara, la Turris però parte col piede giusto nella ripresa. All'ottavo i corallini protestano per l'annullamento di un gol per presunta posizione di fuorigioco. Santoro rimedia poi una botta al ginocchio sinistro dopo uno scontro di gioco. Prova a resistere, ma al quarto d'ora lascia il campo a Viero, con Paci che manda sul terreno di gioco anche Mungo per Bonino, rinunciando di fatto ad un attaccante puro. Al ventitresimo Pandolfi aggiusta la mira rispetto al primo tempo, ma coglie, servito in profondità, l'esterno della rete. Due minuti più tardi però sarà fondamentale nel girare di petto per l'inserimento di Giannone, che con Mancino trafigge Lewandowski e firma il pareggio per la Turris. Mungo col senno di poi avrà le occasioni migliori per il Diavolo, prima al 28esimo, ma il suo tiro viene deviato ed a Bagnale è pronto a girarlo in angolo. Infine, in pieno recupero, il centrocampista, su azione insistita, va al tentativo dal limite dell'area, sbagliando però di parecchio la mira. Paci aveva anche da prima tentato le carte Gerbi e poi Kappa inutilmente. Per il Teramo questo è il terzo punto nelle ultime quattro giornate, con avversari alle spalle in classifica che si avvicinano al terzo posto dei biancorossi. Sabato prossimo al Bonolis arriva la Cavese. Sono d'accordo sul fatto che meritavamo di vincere, sono meno d'accordo sul fatto che abbiamo lasciato troppo iniziativa agli avversari, perché hanno avuto 10 minuti di pressione in cui hanno fatto gol e l'unica conclusione che hanno fatto col tiro in porta. Quindi sì, meritavamo qualcosa di più e purtroppo abbiamo subito gol in forse nell'unica occasione che ma così il calcio, accettiamo il verdetto del campo, mi spiace, continuiamo a lavorare, continuiamo a cercare di migliorare ogni volta e sono molto contento della partita, delle risposte che ho avuto dalla squadra. Peccato non aver vinto, dispiace, però devo dire che giocavamo contro una squadra forte, che la temevo un po' prima di oggi, perché è una squadra che ha dato fastidio a tante squadre e non era facile venire qui e controllare la partita, dominare il gioco per lunghi tratti, quindi sono molto contento. E avevamo un avversario comunque aggressivo, tecnico, e quei 20 minuti secondo me sono dipesi molto dal fatto che non siamo riusciti a trovare il secondo gol. Infatti lì dobbiamo migliorare, perché quando siamo in partita così, che controlliamo il gioco, che riusciamo a sviluppare, dobbiamo assolutamente trovare il secondo gol, perché poi un'azione a volte si concede. Chiedere di essere perfetti non è sempre semplice, soprattutto in questi campi, quindi sappiamo che quell'aspetto va migliorato, cercheremo di fare meglio, quello è sicuro, quello è in dubbio, però rimane il fatto della bella partita e della risposta, della grande risposta che ho avuto da parte dei ragazzi. Avevamo bisogno di un giocatore che portasse pressione alla squadra avversaria e poi ritenevo che Francesco poteva darci quel supporto in fase di pressing e poteva darci soluzioni su palla inattiva, quindi no, non sono
No, perché poi alla fine loro ci hanno tirato una volta in porta, quindi rifarei il cambio. Sono contento che abbiamo finito la partita con 5 giovani in campo, quindi ho avuto molte risposte positive. Siamo un po' indietro nel processo di finalizzazione, bisogna migliorare, gli attaccanti devono migliorare in dubbio, e io in quanto tecnico non sto qua per giudicare, ci manca qualcosa, quello si farà in separata sede, in discorsi diversi. Io sono qui per far crescere i ragazzi che abbiamo, Lorenzo, Pinzavuti, Bonino, Gerbi, Eric, e quindi il mio approccio sta lì, a cercare di migliorare i ragazzi, che ho avuto delle risposte eccezionali, fantastiche dalla squadra, e credo che si siano viste, non le ho avute solo io. Significa che abbiamo trovato un bel equilibrio a livello emotivo, a livello di spogliatoio. Non abbiamo passato un momento difficile noi, perché come ho detto ieri in conferenza a Walter, è tutto un discorso di aspettative. Se ci aspettiamo che questa squadra debba essere prima in classifica, allora è normale pensare che questo sia un momento un po' difficile, ma per noi non è così. Sappiamo che dobbiamo crescere, perché tanti giocatori magari sono indietro e devono crescere, ma quella è la nostra stagione. In Serie D riprende il campionato, andiamo a vedere lo scontro tutto abruzzese della settima giornata, che è andato al Pineto. La rete di Paoli ha condannato il Giulianova falcidiato dalle assenze, che rimane a un punto in classifica aspettando il recupero di mercoledì contro l'Atletico Porto Sant'Elpidio. Vediamo il servizio di Roberta Di Sante. Il Pineto fa suo il derby contro un rimaneggiato Giulianova, conquistando 3 punti pesanti. I biancazzurri superano di misura i giallorossi grazie ad una prodezza balistica di Paoli al termine di un derby agonisticamente combattuto, ma che evidenzia carenze nel reparto avanzato di entrambe le compagini. Nel Pineto Salvatori prende il posto di Orlando, passato a Latina. In mediana Camplone affianca Paoli, davanti c'è Tomassini con Olcese squalificato. Il neoacquisto Mininkleri parte dalla panchina. Del Grosso costretto a rinunciare in extremis a Ranellucci, a centro in difesa De Moleon con Ferrini e Cristiano Del Grosso a supporto, inserisce Antonelli e D'Antonio sulla sinistra, mentre in avanti Campagnacci sostituisce un pedalino non al top della condizione. La prima occasione della gara è per gli ospiti, al sesto Cristiano Del Grosso dalla bandierina in becca De Moleon, che sbilanciato spedisce alle stelle. Al dodicesimo si sblocca il risultato. Paoli approfitta di un disimpegno errato del Giulianova, vede l'ex Amadio fuori dai pali e fa partire un pallonetto che sorprende tutti e si insacca alle spalle del portiere giallorosso per l'1-0 in favore dei padroni di casa. Galvanizzato dal vantaggio, il Pineto sfiora il raddoppio al 27esimo con Esposito, che si incunea in aria ritrovandosi a tu per tu con Amadio, che ci mette una pezza toccando la sfera quel tanto che basta per favorire l'intervento risolutivo di Del Grosso. Il Giulianova pressato fatica a creare occasioni pericolose, tanto che Mercorelli è praticamente inoperoso. Al 36esimo D'Antonio viene servito al limite dell'area, ma l'ottimo intervento di Ciarcelluti in chiusura gli impedisce il tiro. Di fatto finisce qui un primo tempo agonisticamente combattuto, ma avaro di occasioni. Nella ripresa al decimo i giallorossi ospiti avrebbero l'occasione del pari, ma Antonelli, servito sul palo lontano, spedisce al lato sprecando una buona opportunità. Anche il Pineto dall'altra parte fatica a trovare il pertugio giusto. Al 16esimo Esposito tenta una conclusione da fuori, ma Amadio respinge e la difesa libera la propria area. Girandola di cambi quindi per i due tecnici, con il risultato che resta inchiodato sull'1-0. Il più pericoloso tra i nuovi entrati è Bugaro, che al 23esimo dal limite spara alto, mentre al 29esimo chiama alla parata Remo Amadio. L'occasione più ghiotta però per il Giulianova arriva in pieno recupero al 48esimo, quando Campagnacci, servito da Del Grosso in scivolata, spedisce fuori l'opportunità di portare a casa almeno un punto. Al triplice fischio a gioire per i 3 punti è il Pineto, che continua tuttavia a palesare qualche difficoltà negli ultimi 16 metri. Matura invece per un Giulianova in crisi di risultati, la quinta sconfitta in 6 partite. Giallorossi che mercoledì proveranno a giocarsi il tutto per tutto nel recupero contro il Porto Sant'Elpidio.
Sconfitta per il Notaresco che cade 4-1 sul campo del Campobasso, trascinato da 4 reti di un Super Cogliati. La squadra di Epifani resta in 10 in avvio per il Rosso a Colombatti e crolla nel finale dopo il momentaneo 1-1 di Banegas. Il servizio di Paolo Renzetti. Va al Campobasso per 4-1 il big match di giornata del girone F nella sfida fra due delle pretendenti alla vittoria finale del torneo. A fare la differenza al nuovo Romagnoli la coppia Esposito-Cogliati, con il primo ad inventare ed il secondo a segnare un poker di reti. Al comunale di Selvapiana squadra in campo con il 4-3-3 prima del via, minuto di raccoglimento in memoria di Paolo Rossi. Avvio aggressivo dei molisani in campo con la maglia bianca, che però rischiano al sesto minuto quando Marchionne con un tiro a giro chiama Raccichini alla deviazione in calcio d'angolo. Gli abruzzesi rispondono colpo su colpo agli attacchi locali fino al quindicesimo, quando Colombatti va a commettere fallo da ultimo uomo in chiara azione da rete su Vitali in posizione dubbia. Il direttore di gara estrae il rosso ed espelle il difensore abruzzese, con il Notaresco che resta così nei 10 per quasi tutto il match. Gli ospiti però non demordono e al venticinquesimo si vedono con una punizione di Frulla che spedisce il pallone sopra la traversa. Passa un minuto e i padroni di casa trovano il vantaggio con la punizione calciata da Esposito ed il servizio in area per Cogliati, che al volo mette il pallone alle spalle di Sciba. Gara ancora più in salita per il Notaresco in 10 e sotto di una rete, che rischia anche al 31esimo quando Bontà sotto porta manca il bersaglio grosso. Attacca la squadra di Cudini con Esposito al 33esimo, pericoloso, e che chiama Sciba al miracolo. E il Campobasso a fare la gara con gli ospiti ora in sofferenza, ma che al 37esimo prima con Speranza e poi con Dos Santos falliscono il pareggio a tu per tu con il portiere di casa. Il finale di tempo al 45esimo vede però il pareggio abruzzese propiziato da Dos Santos, che se ne va verso il portiere di casa dopo un lancio millimetrico di Marchionni prima di essere atterrato da Menna in area. Fallo evidente e rigore assegnato da Mirabella di Napoli, che ammonisce anche il giocatore di casa. Dagli 11 metri Banegas non sbaglia, mettendo il pallone in rete per il gol del pareggio con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa al terzo i molisani si riportano però in vantaggio grazie ancora a Cogliati, che su assist di Esposito non sbaglia, regalando alla sua squadra il nuovo vantaggio. Doccia gelata nel freddo pomeriggio del nuovo Romagnoli per gli abruzzesi, costretti nuovamente ad inseguire. Al nono minuto proteste vibranti all'indirizzo del direttore di gara del tecnico di casa Cudini, che viene espulso. Si innervosisce e non poco il match, mentre al 13esimo Epifani manda in campo Gallo per Di Stefano, con gli abruzzesi che passano alla difesa a 3. La squadra del tecnico abruzzese cerca di attaccare, ma gli spazi di manovra per il Frulla e compagni sono ridotti, con i locali che si rivedono così al 19esimo quando, dopo un'uscita difettosa di Raccichini, la palla prima della linea di porta viene allontanata da Dalmazzi. Al 22esimo c'è un lampo molisano con il tiro di Cogliati parato a terra da Sciba. Al 24esimo Vitali cade in area abruzzese dopo un contrasto e chiede il rigore, con il direttore di gara che va invece ad ammonirlo per la seconda volta per simulazione. Rosso per l'attaccante locale e nuova parità numerica in campo con il Notaresco, che crede nella rimonta ma crolla, perché alla mezz'ora ancora Cogliati in area notareschina fra 3-1 e tripletta personale. Brutto colpo per Sciba e compagni, che provano a rifarsi sotto prima di subire al 36esimo il 4-1 locale, griffato ancora dallo scatenato Cogliati, autore di un poker di reti. Per gli ospiti, vicini a subire il quinto gol al 92esimo ad opera di Van Zan, arriva così una sconfitta pesante nel punteggio, ma che non cambia la storia di un campionato ancora tutto da scrivere e da giocare. E dunque la prima abruzzese in classifica è il Castelnuovo, che regola 1-2 il Matese in trasferta e ottiene dunque il quinto successo in 7 gare, il terzo lontano dalle mura amiche. Vediamo. Dopo i weekend dedicati ai recuperi, l'FC Matese per risalire la classifica incontra un cliente abbastanza scomodo come il Castelnuovo Vomano, che manifesta in pieno l'interesse di confermarsi tra le prime posizioni. Il signor Dorillo della sezione di Torino, a capo della terna arbitrale per il club matesino, sono arrivati i saluti di Negro e Menicucci e di tesseramenti dell'ex difensore dell'Olimpia Agnonese Cassese, l'attaccante proveniente dal Caldiero Terme, Luis Fabian Galesio. Per la cronaca, i locali si fanno preferire
inserire nelle prime battute di gioco. Abré calcia dal limite ma manca di precisione, calcio di punizione al 17° dalla corsia di destra. Costantino in elevazione spedisce alto, ancora i matesini ad essere propositivi dopo una giocata di Abré, girata di testa di Galesio che non riesce a dar forza e Natale para in tuffo. Calcio di punizione in favore dei teramani dal limite proprio con Di Rocco, ci pensa la barriera a proteggere Palombo. Altra situazione da fermo al 40° destro al veleno di D'Egidio sulla respinta di Palombo, marcatura annullata per posizione irregolare. Primo tempo che si chiude con un calcio piazzato di Barone sul primo palo, fa buona guardia Natale. Seconda parte di gara con la regia di Antonio Di Perna, l'episodio al 16° cross di San Severino, Barone in maniera irregolare su Fagioli, l'arbitro indica il dischetto dal quale Di Rocco sceglie una soluzione rasoterra e spiazza Palombo per lo 0-1. Reazione immediata dei campani al 23° pimpante acrobazia di Abré dal limite, da applausi la risposta di Natale che si riconferma in giornata super. Alla mezz'ora cala però il gelo sul Ferrante per mano di Stefano Di Rocco che con un gesto tecnico ammirevole realizza lo 0-2, la sua doppietta personale che taglia di fatto le gambe ad un Matese stordito che si fa rivedere dalle parti di Natale con Abré intorno al 33°, la cui battuta a rete viene deviata in corner dalla retroguardia ospite. 36° tentativo dal limite di Barone, pallone che scavalca la barriera ma non impensierisce l'estremo difensore del Castelnuovo. Nel secondo minuto di recupero Porrini del Vomano, membro della barriera, resta la corsa del pallone con il braccio, scorrettezza che gli comporta il doppio giallo, lascia il Vomano in 10. Calcio di rigore per il Matese che trasforma il nuovo acquisto Galesio, un gol che serve soltanto a rendere meno amara la sconfitta per la compagine di Piedimonte che spera di invertire la rotta già da domenica prossima in trasferta contro il Cinzia Albalonga. Quinta vittoria in 7 gare invece per il Castelnuovo Vomano, prossimo avversario del Campobasso per una sfida al vertice. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con la trasmissione replay condotta da Enrico Rocchi. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.